Lola è triste, ma Margherita sa come farla tornare felice. Ciao, sono Silvia e adesso vi racconto la fiaba scritta da Ilaria Pasquali che si intitola Lola e Margherita. C'era un sole meraviglioso e caldo quella mattina. Si sentivano voci di bambini e mamme allegre. Margherita uscì nel bosco. Dovete sapere che Margherita era un fiore speciale. Non era una normale Margherita con i petali bianchi. I suoi petali erano tutti colorati ed erano magici. La sua mamma le aveva infatti appena confidato che dai suoi petali Margherita poteva sprigionare una polvere magica per attirare l'attenzione dei bambini che incontrava e, parlando con loro, avrebbe potuto rallegrarli se erano tristi. Margherita non vedeva l'ora di provare. C'era tranquillità nell'aria, una tranquillità che contagiò anche Margherita, fino a che, però, vide una bimba un po' triste che camminava. Aveva una bella maglia verde, pantaloni rosa, uno zaino tutto colorato e un paio d'occhiali verdi proprio come la sua maglietta. Margherita, continuando ad osservarla, pensò tra sé e sé che magari quella bambina così carina era un po' triste perché non aveva molta voglia di andare a scuola. Così decise che avrebbe aspettato prima di parlare con lei. Passarono un po' di giorni ed ecco che si ritrovò la stessa bimba davanti agli occhi. Ed era ancora triste. Margherita pensò alle parole che le aveva detto la sua mamma e decise di far uscire la polverina magica. Incrociò subito lo sguardo della bimba. Lei, incuriosita, cercò di capire da dove venissero tutti quei puntini luminosi. Si guardò intorno e vide questo fiore bellissimo, tutto colorato, un po' come i suoi vestiti. Decise di avvicinarsi per toccarlo e così, magia! Il fiore iniziò a parlare. Buongiorno bambina, io mi chiamo Margherita, e tu? Ciao, io sono Lola, rispose la bambina, che non credeva ai suoi occhi. Sì, lo so, i fiori non parlano. Posso farti una domanda? Perché la mattina vai a scuola sempre triste? Odio i miei occhiali. Le altre bambine sono così belle senza. Margherita si avvicinò a Lola e la abbracciò forte. Poi disse: Secondo me i tuoi occhiali sono molto belli. Me li presti? Lola era un po' preoccupata. La mamma le diceva sempre che non erano un giocattolo. Dai, prestameli solo per un pochino. Voglio vedere come ci si vede, disse Margherita. A quel punto la bambina glieli porse e Margherita se li infilò. In quello stesso istante Lola iniziò a sentirsi strana. Tutto ciò che la circondava era diventato appannato, i colori erano sbiaditi e nonostante fosse tanto vicino a lei, non riusciva a vedere bene neanche Margherita. La piccola scoppiò a piangere. Non posso stare senza i miei occhiali, non riuscirei nemmeno a giocare, a correre. Restituiscimeli subito, per favore, implorò Lola singhiozzando. Margherita le restituì gli occhiali e cercò di spiegarle che c'erano dei bambini, proprio come lei, che avevano bisogno di quelle due piccole lenti per vedere meglio. Non devi sentirti diversa o più brutta, sei bellissima comunque. Lola asciugò le lacrime e riprese i suoi occhiali. Se li mise e tutto tornò chiaro, bello come era sempre. Ora possiamo anche giocare, riesco a vedere anche te. Tutte e due scoppiarono in una grande risata e trascorsero insieme tutto il pomeriggio, giocando e divertendosi. Lola, da quel giorno, capì, grazie a Margherita, che i suoi occhiali non la rendevano diversa. Anzi, grazie a loro, lei riusciva a fare tutto quello che facevano le altre bambine. Finalmente non era più triste. La nostra Margherita era contentissima di aver aiutato Lola, grazie alla sua magia, e si incamminò in cerca di qualche altro bambino da rendere felice. Fine della fiaba. Vi è piaciuta? Spero proprio di sì. Se è così, potete andare sul nostro sito Fabulinis, dove troverete questa fiaba scritta da Ilaria, che ringraziamo tanto, e anche tante altre. Per ora è tutto. Grazie del tempo trascorso insieme. Io vi aspetto presto e baci. Ciao!